Peter, ho parlato con il signor Lee e sembrava turbato. Ti sei messo nei guai? No, è solo una storia che sta seguendo Mary Jane. Tranquilla, la tengo d'occhio io. Dimmi che siete tornati insieme. No, ma ci parliamo. Un passo alla volta. Mi spiace per il signor Lee. È solo preoccupato. In effetti mi ha quasi commosso. So che ti vuole bene e ammira la dedizione con cui aiuti gli altri. Forse gli ricordi il suo passato, si rivede in te, entrambi orfani e persone brillanti. L'ammirazione è reciproca. Hai un capo eccellente, zia May. Glielo riferirò. A presto, Peter. Sì? Peter, sono il dottor Octavius. Ehi, come va? C'è il caporale di Lancia Texidor per una prova. L'avevo totalmente rimosso. Voglio dire, lo ricordavo perfettamente, ma arrivo subito. Sta diventando un'abitudine, Parker. Devi rimetterti in sesto. Questi ritardi non sono da te. Ha ragione. Ho perso la cognizione del tempo. Qui mi muovo quasi alla cieca. Devo cercare altre torri da attivare. A tutte le unità, segnalata infrazione in corso. Posizione nord di Alton, passo. Come funziona? Proprio come un braccio vero. Pensa a un'azione da eseguire e... Sì! Ehi! Ehi! Ma che state facendo? Questo posto è a rischio. Fermatevi subito! Sono strumenti molto delicati!
Basta, chiamo immediatamente l'ufficio del sindaco. Peter Parker, come stai? Accidenti. Parli del diavolo. Signor Osborne. Oh, ti prego, da quanto ci conosciamo? Sindaco Osborne. Chiamami Norman, solo Norman. Che cosa credi di fare? La sovvenzione che hai firmato prevede diverse norme di sicurezza. Non è la tua prima infrazione. Eravamo esentati. Da me? Avrei dovuto confiscarvi il materiale da tempo. Ma ho fatto passi da gigante. Grazie per il tuo grande contributo alla nostra nazione. Questi signori ti accompagneranno alla Oscorp Robotics, dove riceverai una protesi all'avanguardia. È gratuita. Le norme di sicurezza non c'entrano niente, vero? Cerco solo di aiutarti, Otto. Puoi proseguire le tue ricerche in un ambiente più sicuro. Alla Oscorp. Sei sempre stato il più intelligente. E tu non sei cambiato per niente. Neanche tu. Ehi, Peter. Harry rientrerà dall'Europa all'inizio del prossimo anno. Magari potreste avviare quell'attività di cui avevate discusso. Sai, le opportunità vanno colte. Piano, stia attento. Piano. Vabbè, non hanno preso tutto. Potremmo ripartire insieme. Peter, è finita. Senza i fondi comunali non sarò più in grado di pagarti. Ho bisogno di riflettere. Fossi te, mi cercherei un lavoro. Vorrei poter aiutare Doc. E se chiamassi Harry? Potrebbe parlare con il padre. No, Norman non ascolta mai Harry. Ha persino tentato di revocare i fondi alle sue stazioni di ricerca. Ehi, una di quelle stazioni è vicina. Potrei controllare come va mentre Harry è in Europa. Ci sarà un modo per aiutare Doc. Deve esserci. Avrete sentito parlare della rapina alla casa d'aste di Roseman, ma forse non sapete che i responsabili indossavano orribili maschere demoniache. Harry mi ha lasciato un messaggio prima di partire per l'Europa. Pete, mi serve un favore. Uno dei progetti di mia madre riguardava delle stazioni di ricerca di pubblica utilità. Avevo avviato tutto, ma ora che sono lontano, c'è il rischio che la Oscorp decida di chiuderle. Potresti controllarle per me? Ho lasciato istruzioni su ciascuna. Grazie, amico. Una parte di mia madre vive ancora in quel progetto. Beh, non mi renderà ricco, ma lui sembrava tenerci molto. Vedrò di fare il possibile. Un paio di stazioni misurano l'inquinamento nell'aria. L'obiettivo è rilevare le sostanze contaminanti prima che raggiungano livelli tossici. Penso che
che l'Oscorp speri nel fallimento del progetto, perché potrebbe inchiodarli alle loro colpe. La quantità di idrocarburi policiclici nell'aria è oltre i limiti. È in aumento. Di questo passo rischia di essere letale. Le particelle formano degli agglomerati, piccole nubi di smog. Posso attraversarle per prelevare dei campioni che mi aiutino a capire da dove arrivano. Per quanto nocive, dovrò passare in mezzo a quelle nubi. Che queste nubi siano visibili a occhio nudo, il livello di tossine deve essere alle stelle. E presa!
ottimi dati. O meglio, dati utili su sostanze pessime. Ce l'ho! Sembra di respirare da un tubo di scappamento. Starò spaventando la gente. Tanto per cambiare. Scusa, Spider Emergenza! Tossina proviene da due modelli di auto. E da una ciminiera difettosa. Servono foto.
Spider-Man tarocco. Perfetto. Della luce. Il ritratto di ciminiera. Ora tocca al Dipartimento di Protezione Ambientale. Dovrei preparare un costume verde per la giornata della Terra. La stazione di Harry ha risolto una crisi sanitaria. Per la Oscorp sarà complicato negarne l'utilità. Spider-Man, Shocker è fuggito. Sta svaligiando una banca sulla 31esima East. Che è successo? Non era dietro le sbarre! Esatto, ma una delle guardie l'ha fatto gentilmente uscire dalla cella e gli ha ridato il costume. Avrei scommesso che lavorava per qualcuno! La guardia ha detto qualcosa? Non molto, visto che è morta. Chi ha architettato l'evasione di Shocker non voleva testimoni. Cavolo! A giudicare dalle telecamere, la guardia sembrava in stato di trance. Inoltre, ma potrebbero essere state le luci, i suoi occhi sembravano luminosi. Inquietante! D'accordo, vedrò di ottenere qualche informazione direttamente da Shocker. A tutte le unità, richiesto intervento sul luogo di un incidente. Servono altri agenti a Time Square. Passo. Peter, sto indagando sui demoni. A quanto pare hanno acquisito potere approfittando del vuoto lasciato da Fisk. Sono stato io a toglierlo di mezzo. Jameson aveva ragione, è tutta colpa mia. E qual era l'alternativa? Permettere a Fisk di giocare al padrino? Ma stai bene, sembri più depresso del solito. Potrei aver perso il lavoro. Il comune, ovvero Norman, ci ha tagliato i fondi. Oh, Pete, mi dispiace. Se Harry fosse qui potrebbe far ragionare suo padre. Ma troverete altri finanziatori, vedrai. Il vostro lavoro è troppo importante. Grazie, MJ.
Ci sentiamo dopo. Herman, da quanto tempo? Non sono un avvocato, ma non stai violando la libertà vigilata? Ops, siamo bloccati qui. Giochiamo a obbligo o verità? No? A schiaccia pollice? Ok, a pugni in faccia. Wow! Ora i tuoi guanti sono digitali, eh? Come preferisci. Vuoi combattere? E allora combattiamo! Amico, voglio sbatterti in galera per parlare di scienza con te. Ricordi il nostro primo scontro? Io ero giovane e stupido. Tu sono stupido. Tu parli troppo. È questione di punti di vista. Per dire, con quale standard si calcola la corretta quantità di parole? Ok, posso finalmente danneggiarlo. Perché lo fai, Herman? Perché altrimenti mi uccideranno! Ok, questa colpiscila di testa! Se confesserai, ti aiuterò! Vorresti aiutarmi? Lasciami tenere i colpi, allora! Mi spiace, ma non posso! Non va più in banca. Hai avuto fortuna con quei contanti. Ma se vuoi rapinare una banca, prova il day trading. È di gran moda. Aspetta, aspetta. Oh no! Oh, andiamo, Herman. Se mi dirai per chi lavori, ti farò avere uno sconto di pena. Se parlo, sono morto. Sono stati molto chiari. Maschere.
maschera? Cosa faranno con i soldi? Non lo so e non mi importa. Dopo questo colpo io ho chiuso. Arrenditi e ti proteggeremo! Impossibile! Tu non hai idea! Crediti! Ma che... brutto figlio di... Ultima opportunità di arrenderti! Sono serio! Sta fermo! D'accordo, prima scherzavo! Ma questa è l'ultima opportunità! Giuro! Ti piombano addosso, letteralmente. Era terrorizzato, disperato. E all'improvviso questi demoni sono ovunque. Ok, Yuri, Shocker è tutto tuo. Ottimo lavoro. A Raft lo aspetta una cella speciale tutta per lui. Non ci sfuggirà ancora. E poi credo proprio che stesse lavorando per la Banda dei Demoni. Banda dei Demoni? Sembra un titolo del Daily Bugle. Ehi! Il Bugle è un organo di stampa rispettabilissimo! Su questo avrei da obiettare. Beh, so che alcuni dei loro reporter sono in gamba. Comunque, hai ricevuto altri rapporti su questa banda di... tizi in maschera? Ti aggiornerò appena possibile. A proposito, quanti danni hai causato dentro quella banca? Credimi, non puoi saperlo. Non dovevo chiederlo. Il combattimento con Shocker è stato lungo. Devo rimettermi in pari con gli eventi in città. Notify.